Radio Punto Zero presenta Napoli Magazine. È giovedì 27 novembre 2014, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla e benvenuti a Napoli Magazine, la trasmissione radiofonica dedicata al calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da napolimagazine.com, in onda da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16 sulle frequenze di Radio Punto Zero. Michele Sibilla e Sebastiano Felicella in studio, Antonio Pietrazzuolo che presto si collegherà dalla redazione di napolimagazine.com. C'è subito una comunicazione di servizio: 99% domani non andremo in onda perché c'è un guasto sulla rete e quindi ci saranno dei lavori in corso e per questo domani pomeriggio non dovremmo andare in onda, però insomma sulla rete elettrica chiaramente non dipende dalla nostra volontà, però ci stiamo adoperando, è possibile anche che poi entro fine trasmissione possiamo annunciare e saremo regolarmente in onda. Seconda comunicazione di servizio, gli auguri a Sebastiano Felicella che oggi compie gli anni. Tanti auguri Seba, mio compagno d'avventure, che fa 25 anni, beato lui, insomma, più 5. Ma noi cominciamo alla grande perché stasera si gioca, stasera c'è l'Europa League, il Napoli sarà impegnato a Praga contro lo Sparta, basta un punto per la matematica qualificazione al turno successivo, ma soprattutto con una vittoria si può chiudere definitivamente il conto. E allora cominciamo alla grande con Gaetano Fontana. Ciao Gaetano, buon pomeriggio. A voi, come state? Insomma, ancora arrabbiati per domenica. Certo, immagino. Immagino, perché insomma, dai, è stata un'occasione buttata via perché insomma c'era la possibilità di dare continuità a questi risultati, rimane la mare in bocca. Posso comprendere. Che cosa non ha funzionato, Gaetano? È probabile che comunque il dover aggiustare la mira dal punto di vista anche tattico, io voglio dire, sto trovando delle giustificazioni, certo. Quelle che posso comprendere da lontano, ovviamente poi le dinamiche interne possono essere anche altre, il non avere giocatori adeguati in questo momento per le mancate la mancata presenza di interpreti diretti del ruolo, soprattutto sull'esterno sinistro di centrocampo, diciamo dava qualche soluzione in meno, però voglio dire la squadra ha messo la partita anche bene e poi mancabilmente vengono fuori di quelle disattenzioni che nell'ultimo periodo non sono state cancellate, probabilmente ogni tanto essendo nel DNA saltano fuori, soprattutto l'ultima di Koulibaly che in questo periodo sta facendo veramente bene, però ha compromesso la partita e il risultato, perché non ottenendo la vittoria insomma spezza un po' il ritmo. Certo, c'è continuità nei risultati perché non è del tutto negativo, però è vissuto così perché la partita si poteva vincere benissimo. Secondo te gli errori di Koulibaly, una domanda che un po' tutti ci stiamo ponendo, gli errori di Koulibaly sono errori di gioventù, perché insomma è un giocatore giovane che gioca per la prima volta in Italia e possiamo sicuramente essere soddisfatti per quello che ha fatto finora, ma è uno scotto da pagare o credi che l'errore di Koulibaly è l'errore di Enrique, è l'errore di Albiol, insomma tre indizi fanno una prova? C'è qualcosa anche che non funziona nel reparto, ad esempio il portiere che non trasmette quella sicurezza di cui hanno bisogno i suoi compagni di reparto? Ma questo innanzitutto va a difesa anche di Benitez, no? Nel senso che ovviamente stiamo parlando di errori individuali che sono dal discorso di gioco di squadra o di reparto, perché non è non sono errori di meccanismi tattici nell'interpretare quella singola situazione. Io quest'ultimo di Koulibaly lo voglio attribuire ad un discorso anche di eccessiva sicurezza, perché lui sta venendo fuori da un trend di partite strapositive e un calo di tensione ci può anche stare, quella eccessiva sicurezza che dicevo prima che ti porta a commettere quegli errori. Ovviamente questa è data dal fatto che è giovane e quindi lui deve capire che per ragionare a certi livelli, per giocare e mantenersi a certi livelli, quei tipi di errori vanno smussati. Se vuoi diventare un campione, se vuoi determinare in una squadra che è destinata a vincere, devi essere attivo al 1000 per 1000, 100 minuti su 95. Diciamo che ecco, gli errori di Koulibaly
devono preoccuparci fino a un certo punto, perché Gaetano è lo scotto, insomma è lo scotto che dobbiamo pagare, no? No, fanno parte di un processo di crescita, io lo attribuisco a questo. Ovviamente probabilmente nell'ultimo periodo lui non ha palesato questi cali di tensione, per cui sembrava anche superfluo doverci ritornare su e lavorarci, però credo che sia fondamentale per lui far capire che se vuole continuare su questa onda, nel senso che lui è destinato a giocare nei grandi club, è destinato a giocare per vincere soprattutto, e quindi questi atteggiamenti vanno eliminati. Il campione è tale, ripeto, 90 minuti su 90, poi per l'amor di Dio siamo umani e ci sta l'errore, l'abbiamo commesso tutti e continuiamo noi a commetterlo, però quello io così l'ho interpretato come quel livello di guardia che si è abbassato e che non gli ha permesso di essere attivo al 1000 per 1000 per poter evitare quella situazione dove poi è scaturito il gol del pareggio. Rafael? Ma Rafael è tutto un po' perché ovviamente lui sente la pressione della piazza, sicuramente non ha un vissuto tale da poter garantire quella certezza e quella sicurezza a se stesso e al reparto, e di conseguenza sa di essere al centro della critica attuale, però ripeto, sono dei passaggi naturali che ci sono. La cosa che deve fare a mio avviso è quella di isolarsi e continuare a lavorare, perché secondo me ha delle qualità. Ovviamente poi quando commette qualche errore compromette tutto, compreso la sua qualità e quello che lui potrebbe fare. Ovviamente ha ereditato una situazione particolare, perché viene dopo un mostro di bravura, dopo che insomma è stato il suo diretto interno avversario e ha lasciato sicuramente un buonissimo ricordo, e quindi ha ereditato una situazione piuttosto pesante, e lui sa che magari non al primo errore in porta, ma al primo rinvio da fondo campo viene criticato, per cui deve capire che la situazione è questa, e deve fare di tutto secondo me ad estraniarsi da questa situazione, perché ovviamente anche questa, anche la critica fa parte di un processo di crescita, dove se viene metabolizzata e strutturata in maniera positiva puoi solamente crescere. E chiudiamo con la partita di questa sera. Benitez è abbastanza intenzionato a dare spazio alle cosiddette seconde linee, anche se con gli infortuni che ci sono, insomma, è difficile poter parlare di prime e seconde linee. È un gioco forza costretto a far giocare dei giocatori. Partendo dalla difesa, secondo te cosa cambierà? Poi facciamo reparto per reparto e poi alla fine mi dici anche come se la deve giocare il Napoli. Ma io credo che a giocarsela se la giocherà come sempre, mantenendo quella struttura di squadra. Se ricordi, la scorsa settimana stavamo ipotizzando chi potesse giocare nella zona sinistra, sì. E ci avevamo azzeccato quando l'unico, così tanto per andare a logica, sarebbe stato Hamsik, con De Guzman che agiva dietro la punta, sì. E casomai alternarsi qualora ce ne fosse stato il bisogno, anche perché le caratteristiche dei giocatori sono quelli, così come oggi non hai tantissima scelta, per cui devi adattare qualcosina. Ovviamente un'alternativa, anche se la vedo meno probabile, è quella di spostare Goulam più avanti, mettendo Britos alle spalle ad agire come terzino sinistro. Questa è un'altra situazione fattibile, anche se penso che per caratteristiche Goulam, quando ha meno campo davanti, riesce ad incidere meno, anche se agendo sulla stessa fascia cambiano un po' le cose da interpretare, perché sicuramente un pensiero è quello di saltare su venendo da dietro e accompagnando l'azione, un altro è quello di dettare e determinare con dei movimenti che non sono proprio nel DNA, per cui voglio dire, se si vuole fare una partita un po' più accorta di copertura,
ci può stare come soluzione. Ovviamente qualcosina credo che cambierà, a mio avviso, anche sulla linea difensiva, perché tra Biol, Koulibaly e anche Enrique, secondo me giocherà Enrique e uno dei due centrali, e qualcosina me l'aspetta anche in mezzo al campo, ma più che per un discorso di seconda linea, per mettere minutaggio nelle gambe di chi ha trovato spazio o meno spazio in questo momento con questi inizi di campionato. Quindi a centrocampo prevedi di nuovo la coppia Gargano-Hiller, oppure credi che dopo il riposo forzato di Jorginho e a metà di David Lopez il tecnico spagnolo possa rimandare in campo quella che è la coppia titolare anche per prepararla alla battaglia di domenica sera a Genova? No, io credo che risparmierà la coppia per quella che giocherà sicuramente domenica, ripeto, anche perché in corso d'opera, riuscendo a mettere minutaggio nelle gambe dei giocatori poco utilizzati, li porta ad uno standard di forma dove gli è permesso anche magari a partite in corso durante il campionato di inserire dei giocatori e cambiare, avendo diciamo la qualità anche dal punto di vista fisico, per cui credo che l'obiettivo sia quello di portare, avendo ormai la qualificazione a portata di mano, di portare tutti gli atleti ad uno standard fisico pressa poco uguale, quindi credo che punterà sostanzialmente su questo aspetto. Poi ovviamente le scelte le farà lui e saranno sicuramente pertinenti per quella che è lo stato attuale della squadra e anche del periodo che sta affrontando, perché comunque tanti cambiamenti poi può anche provocare qualche scompenso e si rischia di avere una cosa certa non renderla più assolutamente certa, e comunque il passaggio del turno è importante per tanti motivi, e non solamente perché si va verso la fase finale, ma anche perché insomma competere a livello europeo è sempre una cosa prestigiosa e fa piacere agli interpreti diretti ma anche all'ambiente stesso. Chiudiamo con l'attacco. Ma io darei qualche turno di riposo sicuramente a Higuain, davanti all'opportunità di variare, perché ormai è notorio che due attaccanti di ruolo fisso non li ha quasi fatti mai giocare dall'inizio, per cui può ripresentare la situazione di De Guzman dietro la punta, si può presentare anche, perché no, anche Jorginho dietro la punta con un unico attaccante fisso che potrebbe essere a questo punto aiutami a dire quale Zapata. Colore Zapata, perfetto, e quindi penso che sia anche questa una possibile soluzione. Ecco, la cosa che mi intriga di più effettivamente è Jorginho dietro la punta, che faccio da raccordo tra centrocampo e attacco, perché vedo che comunque lui ha qualità, ha capacità di tiro, perché quando si trova nei pressi dei 20 metri, 16 metri, riesce anche a trovare la porta con una certa facilità, e poi è anche più libero mentalmente per poter esprimere il suo grande potenziale tecnico di cui dispone. E beh, potrebbe essere una bella novità, anche se non sarebbe la prima volta. Che atteggiamento, ecco, per chiudere, che atteggiamento avresti stasera, Gaetano? Ah, guarda, io su questo tu lo sai che è un po' la mia fissa, no? Per me non ci sono atteggiamenti diversi da mantenere, per me ogni allenamento è gara. Io ho acquisito questa mentalità quando giocavo e ho cercato di trasferire questa anche ai miei ragazzi. Per me non esiste un atteggiamento diverso da un'occasione all'altra, anche perché se tu ti vuoi abituare a vincere, se vuoi abituarti ad essere competitivo sempre, lo devi essere già dal momento in cui inizia la settimana, in vista di una preparazione di un evento. Questo perché comunque non devi cambiare file in corsa, cioè tu sei quello e te lo trovi sempre costantemente.
se invece non hai questo atteggiamento durante l'addestramento tecnico, o sei superficiale, o pensi che magari durante la partita tu possa avere la capacità di cambiarlo, io credo che sia molto difficile, perché ripeto, questo è un qualcosa che, come tutte le componenti, quelle fisiche, tecniche, atletiche, anche questo va allenato. E se tu sei centrato, se tu hai un obiettivo fisso perché vuoi arrivare a puntare in alto, sicuramente è una componente da condizionare ogni giorno, ogni singolo momento. Radio 2.0 Napoli Magazine. Con tu fisica e tu chimica, tu mi tu anatomia, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo. Una sorta di rito proviziatorio che ci è stato richiesto da Pasquale, che salutiamo affettuosamente, perché ha detto: Michele, ricordi prima della partita Napoli-Giambois, ti chiesi la cortesia di passare, se era possibile, se c'era uno spazio musicale previsto in trasmissione, Bailando di Enrique Iglesias, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. E allora rifacciamo questo rito proviziatorio, facciamo questa danza della pioggia, questa danza della vittoria, questa danza della qualificazione con Bailando di Enrique Iglesias, prima di salutare la prossima ospite, Nunzia Marciano di Canale 8. Ciao Nunzia, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Sbollita la rabbia dopo il 3-3 di domenica? Sì, l'abbiamo sbollita. Speriamo che tutta questa rabbia serva per ripartire, mettiamola così, diciamo di volerla finalizzare a qualcosa che vada meglio. La partita di contro il Cagliari è stata veramente una partita che ha suscitato tantissima rabbia per il regalo fatto al Cagliari dopo i primi 30 minuti eccellenti del Napoli. Noi che eravamo tutti allo stadio, sembrava una situazione surreale. A un certo punto pensavamo di stare su candy camera, dicevo beh, uno scherzo, adesso riavvolgiamo il nastro e ripartiamo dal nostro vantaggio, e invece purtroppo no. Però sono convinta che almeno tutta quella rabbia che c'è stata, perché anche gli stessi giocatori erano arrabbiati per il calo di attenzione, per il regalo concesso agli avversari, speriamo che venga incanalata oggi ovviamente nella sfida contro lo Sparta Praga, ma anche poi nella ripresa di campionato da cui bisogna ripartire dopo aver sprecato i punti. A me sembrava tanto un Napoli-Palermo visto, speriamo che non capiti più. E appunto, speriamo che sia stata l'ultima volta, anche perché Nunzia, se si vuole ambire a qualcosa di importante, soprattutto a difendere il terzo posto e chissà a pensare a qualcosa in più se chi sta davanti dovesse cedere o avere un attimo di smarrimento, non si possono regalare punti come appunto è stato fatto col Palermo, col Chievo e in ultima occasione con il Cagliari. Assolutamente no, anche perché l'ascesa del Napoli pareva figurare ovviamente degli obiettivi molto più alti, come dicevi tu adesso bisogna sperare in un passo falso di chi ci precede in classifica, e questo non può mai essere un bene, non si può sperare nel passo falso dell'avversario per riconquistare terreno. Certo, ci sta tutta, il Napoli ha fatto il suo di passo falso, purtroppo questo è voluto dire soprattutto per i tifosi, ne abbiamo visto che erano più di 45.000 al San Paolo, ricominciare a sognare ma ad occhi chiusi, mentre dopo la bella scia di vittorie degli azzurri i tifosi avevano ricominciato a sperare, l'abbiamo visto, sono venuti allo stadio. Poi il tifoso del Napoli, io lo dico sempre, è un tifoso molto spesso umorale, io me ne accorgo nelle interviste che realizzo ovviamente per Canale 8 nel post partita, come cambiano gli umori se il Napoli vince, se pareggia, se è una bella prestazione, se il Napoli purtroppo regala una partita, il tifoso si è, concedimi il termine, intossicato la settimana, così come invece gioisce tutta la settimana se il Napoli vince. Questo non vuol dire che siamo ancora
agli inizi, non siamo nemmeno a metà del campionato. Questo non vuol dire che il Napoli debba perdere le speranze, però dovrebbe attingere un po' di più dalla farina del suo sacco, perché se quegli stessi giocatori sono quelli che riescono a dare una solenne bastonatura, diciamola così, alla Roma, poi non possono essere gli stessi che regalano una partita e regalano punti al Cagliari. Questa è un po' una stranezza tutta azzurra, fare delle grandi prestazioni e poi venir meno, questi benedetti cali di concentrazione che arrivano dopo le prestazioni al top che comunque il Napoli riesce a regalare. Assolutamente, diciamo che tutto sommato ogni tanto, ecco, come è successo anche a Koulibaly, qualche errore, ritornare con i piedi per terra fa bene. Sì, Koulibaly che poteva essere santificato durante alcune partite, ha avuto la sua partita no, ma capita a tutti, sono giocatori che cercano di scendere in campo al meglio delle proprie prestazioni, poi la battuta d'arresto, cioè purtroppo per tutti. Il problema che vedo io è che quando c'è una battuta d'arresto molto spesso coinvolge l'intera squadra, questo forse è quello che non dovrebbe succedere. Una partita come il Cagliari, non vedere praticamente Callejon, vedere un Amsic particolarmente sottotono e capire che oltre a Koulibaly anche lo stesso Higuain gli aveva fatto gol a un certo punto come se avesse gestato la spugna, ecco, questo è quello che non dovrebbe accadere, perché i giocatori sono 11, come ha detto anche Giorginio in conferenza stampa, non si può dover guardare all'errore del singolo, ma il gioco è di squadra e quindi la squadra, quando c'è un giocatore come Koulibaly che purtroppo ha la sua partita no, dovrebbe cercare di in qualche modo risanare le sorti della squadra, e invece ad esempio contro il Cagliari si è visto che il calo di tensione poi ha riguardato tutti, quasi come se fosse un'epidemia. Sbaglia Koulibaly, Callejon viene meno, Amsic non c'è, alla fine anche il Pipita getta la spugna, e questo è quello che al di là del risultato non dovrebbe accadere. E allora guardiamo la partita di questa sera, appunto sperando che la rabbia, l'incazzatura sia come dire trasformata in energia positiva contro lo Sparta Praga. Prima di tutto, che formazione ti aspetti? Beh, io mi aspetto una formazione, Benitez l'ho ascoltato ieri, lo ascoltavo anche oggi, non ha ancora sciolto il nodo della formazione. Quello che si sa per certo è che ci sarà Zapata, probabilmente quasi per certo, al posto di Higuain, e poi che la linea di attacco potrebbe scegliere fra Callejon, Amsic, De Guzman, uno dei tre sicuramente non giocherà, ci sarà ovviamente un sovraccarico perché i giocatori questi sono, e va detto che la rosa del Napoli in questo momento per quella parte del campo è abbastanza ristretta, lo ricordiamo, non c'è Insigne, Mertens potrebbe recuperare ma sicuramente non per questa sera, si pensa più alla Sampdoria, e io credo che la rosa messa in campo da Benitez sarà sicuramente una rosa diversa da quella del campionato, ma aspettiamo lui per sciogliere i dubbi. Spero che effettivamente, come ha detto lui, non ci sia il calo di tensione che c'è stato nei 60 minuti del Cagliari, e che anche i giocatori rivoluzionati in campo, come di solito Benitez fa nelle partite d'Europa, riescano in qualche modo a dare il meglio. Lo sappiamo, questa sera per il Napoli 2 risultati su 3 sono favorevoli, se vincesse ovviamente avrebbe la vetta della classifica del suo girone, ma anche un pareggio va bene. Quello che ci serve questa sera credo che sia una buona prestazione che vada al di là del risultato per dare carica alla squadra, ma soprattutto, ribadiamolo, ai tifosi. Potremmo pensare a uno dei tre, appunto Amsic, De Guzman e Callejon, che lascia il posto a Jorginho, ad esempio. Sì, sì, potrebbe effettivamente esserci un avanzamento di Jorginho che dal centrocampo va a ricoprire invece la fascia d'attacco. Questo potrebbe essere, l'abbiamo visto, Benitez ha modulato i suoi giocatori anche in altri settori, anche in altre vesti. Non dimentichiamo che lui ha anche ribadito che lo stesso Amsic potrebbe giocare a sinistra, lo ha detto alla vigilia di altre partite, quindi non è da escludere che Jorginho potrebbe avanzare. Benitez in Amsic ci crede, gli dà fiducia, questo però non dovrebbe troppo condizionare le scelte di Benitez. Deve capire che se Jorginho in questo momento potrebbe essere il centrale migliore in questo caso di Amsic, allora la rivoluzione della posizione del giocatore potrebbe essere un'opzione che sicuramente Benitez può valutare. Quali variazioni prevede invece in difesa e a centrocampo? Beh, a centrocampo io credo che ci sia un Lopez che potrebbe in qualche modo esserci. Sulla linea di difesa, guarda,
È un po' strana questa formazione, perché Benitez non si è sbottonato. Non saprei veramente quale schieramento potrebbe mettere in campo Benitez. Spero che tutti quelli che metta abbiano una prestazione al meglio. Non mi sbilancerei troppo sulla difesa, cercherei di capire Benitez che cosa ha in testa, e ovviamente anche lui valuta i suoi giocatori che lui considera ancora al di sotto delle prestazioni che in realtà possono dare. Appunto, speriamo di non vedere gli erroracci di domenica. Speriamo di no. Io ho ascoltato prima anche la cosa del diritti scaramantici, ma facciamoli tutti, appunto, qualsiasi diritto, qualunque cosa, sediamoci negli stessi posti, indossiamo gli stessi vestiti, quello che volete, tutti i diritti scaramantici. Non è vero, non ci credo, ma come si dice a Napoli, non si può sapere. Napoli Magazine. So che adesso ci dobbiamo fermare, perché c'è il direttore che, come capita, come da tradizione, come ogni 31 dicembre vediamo a reti unificate il capo dello Stato che appunto legge il discorso alla nazione. Adesso ci sono gli auguri ufficiali del direttore a Sebastiano Felicella. Lasciamogli la parola. Doveroso, perché se questa trasmissione la teniamo in piedi è grazie alla regia straordinaria di un grande, lo posso dire l'età? Lo posso dire? No, non la diciamo, dai. L'ho detto pure prima, 25 anni più 5, ecco, no, io sapevo qualcosina 25 anni più 5 sapevo qualcosina in meno, però vedi, grandi sono coetanei, quindi 2-1 contro Michele Sibilla, che diciamo, sommando le nostre età, ti ritrovi, no Michele? Ti raggiungiamo oppure no? No, no, ancora, nonostante vi... Nonostante, ce l'hai 60, no? No, di più, molti di più, molti di più, quindi vabbè, insomma, figurati, è che me li porto molto bene, quello è il problema. Quindi... Bene, buon pomeriggio, direttamente da Sport Italia, Yolanda De Rienzo, ciao Yolanda. Ciao Yolanda. Buon pomeriggio a tutti, soprattutto al coach di Cassim, quanto ho sentito dalle mie orecchie, giusto direttore, il nuovo coach di Cassim, ma che cattiveria hai? Io? No, è zero. Se vedi, vabbè, questa è la mia normalità, con te invece uso proprio i cioccolatini, Non si dice, scusa, poi Michele non ha età, ecco. Appunto. Sì, come un ente astratto. Mi chiamavano Highlander. Cara Yolanda, caro Yolanda, amarezza ancora per questo 3-3 col Cagliari, anche se è il giorno di Sparta Praga Napoli, però leggendo anche il tuo editoriale su napolimagazine.com del martedì, mi sembra di capire che un po' di disdetta c'è per i soliti errori. È normale, c'è un pochino di amarezza, con la consapevolezza che si poteva portare a casa un risultato migliore, questo sì, ma allo stesso tempo c'è anche un'analisi sulle passioni veramente da Montecchi e Capuleti che ci sono a Napoli dopo ogni sconfitta. Dopo i giocatori, poi, anzi, prima è stato preso di mira Benitez, poi i giocatori, adesso è ritornato Benitez. Ma in realtà bisogna avere unione di intenti tutti quanti, sia la piazza che la squadra, per portare a casa i risultati. Questa è l'arma in più. Ecco, Napoli che arriva a questa sfida di Europa League con qualche dubbio di formazione, Benitez alla vigilia ha detto vi do la formazione. Cos'è successo? Abbiamo perso il giocare Rafael più altri 10. Antonio, puoi ripetere la domanda? Sentite? Ripeti la domanda, però, perché c'è stato un blackout. Domanda semplice. Detto Rafa Benitez alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, ha detto chiaro e tondo: giocherà Rafael più altri 10. Quindi spegnendo anche un po' le polemiche nate sul portiere brasiliano. Ma io mi domando e ti chiedo, Yolanda, ma è possibile che non possiamo far riposare nemmeno 5 minuti Rafael? Allora, il discorso è questo, Antonio, che ci sono dei piani societari. Ho fatto anche questo tipo di dibattito a Sport Italia, perché spesso e volentieri, naturalmente anche in redazione, si parla delle prestazioni del portiere del Napoli che non sono oggettivamente nemmeno avvicinabili a quelle che erano le prestazioni di Pepe Reina, ma anche dello stesso Morgan De Santis. A questo punto il progetto Napoli era di investire su un giovane come Rafael e dimostrare sul campo che poteva crescere, poteva diventare il portiere adatto al Napoli. Stessa operazione è stata fatta l'anno scorso con Perin da parte del Genoa. Allora, con Perin i risultati quest'anno si stanno vedendo di sicuro di più rispetto all'anno precedente, giusto? A questo punto la domanda è:
era giusto fare un esperimento del genere con Rafael in una piazza come Napoli? Cioè, se Napoli è una grande squadra, è una grande piazza, come tutti sappiamo, è di sicuro fare un esperimento come il Genoa, che l'anno scorso comunque di certo non lottava per le prime posizioni e anche quest'anno si ritrova comunque lì su, ma per ammissione dello stesso Gasperini è arrivata affermazione in conferenza stampa post Palermo, dove Gasperini dice io non mi aspettavo di arrivare lì su, non mi aspettavo che i miei ragazzi, i miei giovani, non mi aspettavo che la mia squadra recepisse così presto i miei insegnamenti. Quindi alla fine, e questo è il punto di domanda, cioè noi cerchiamo sempre pensare al Napoli come una squadra di prima classifica, come un top club, ma allo stesso tempo poi ci sono questi piccoli errori di valutazione che fanno sì che l'organizzazione annuale, chiamiamola così, abbia delle carenze che poi vengono rivestate sul risultato. Da qui a dire che Rafael non sia un talento, saremmo degli stupidi a dirlo, perché comunque bisogna dare il tempo anche ai giovani portieri di crescere, ripeto. Sì, magari crescesse altrove, però io sono molto più drastico. Questo lo dico io, poi ognuno ha la sua opinione, perché lo abbiamo atteso a lungo, però bisogna anche dare delle risposte concrete in campo, potendo contare anche sul sostegno di un ambiente intero, Yolanda, perché qui c'è tutta una città che lo sostiene, non è che si va contro Rafael, però poi Rafael deve rispondere con il minimo indispensabile, non è che stiamo chiedendo le paratune all'Arena, però il minimo indispensabile, cioè il rinvio corto è una cosa inguardabile. Sì, però chi l'ha tutto fatto l'errore di valutazione, Antonio? Siamo sempre lì, cioè Rafael è lì che cerca di fare il meglio possibile, però certo, è stato fatto un errore di valutazione, o si ripara in corso d'opera, oppure a questo punto tra virgolette ci si abbraccia la croce e si dice ok, ho sbagliato, mea culpa, il portiere che pensavo. Io ti posso dire chi secondo me ha sbagliato. Stavolta mi sento di assolvere l'allenatore. Quindi fate voi, la società che ha sbagliato, ci metto dentro il bigorno e De Laurentiis. Te lo posso garantire su questo aspetto, perché Benitez voleva fortemente la conferma di Pepe Reina a tutti i costi. Se te lo dico, un motivo c'è. Voglio aggiungere a questo, ma vedendo quel Reina quasi in lacrime in quella trasmissione spagnola che diceva quando vieni a Napoli piangi due volte, quando arrivi e te ne vai, cioè proprio, non lo so. Reina, io non lo so, a questo punto mi viene da dire, se vuoi, possiamo pagarti l'affitto, c'è qualche problema economico, non lo so, possiamo fare noi una colletta a tutta Napoli e facciamo un piccolo ragguaglio, cerchiamo di aggiustare il contratto, che devo dire, mi rendo conto che oggettivamente forse pensa anche lui di aver fatto una scelta sbagliata, perché dice magari a Napoli avrei potuto raccogliere ancora qualcosa, ma intanto la scelta l'ha fatta. Io non posso nemmeno dire povero Reina che si è andato e alla fine veniva da sorridere vedendo quelle scene, capito? Infatti ho grandi amici a Napoli, però Yolanda, io assolvo anche Pepe Reina, perché io credo Miguel, tu oggi sei troppo buono, sono assolvente oggi. No, io assolvo anche Pepe Reina, perché mettiti nei suoi panni. Allora, a gennaio viene preso un portiere che dovrà fare il secondo, perché in quel momento il signor Andújar era il titolare della nazionale argentina. Poi la seconda parte della stagione a Catania è andata malissimo e Romero l'ha scavalcato nelle gerarchie, quindi si prende un calciatore per fare il secondo a chi ha un portiere giovane che era Rafael, che se non si fosse infortunato a Swansea, apro e chiudo parentesi, avrebbe giocato tutto il girone, avrebbe giocato sempre lui, perché oramai era diventato lui il titolare. Nel tutto momento in cui termina tutto da vedere. Antonio, guarda, vediamo le partite, non puoi dire che giocava al posto di Reina, che ne sai? Avrebbe, oramai giocava al posto di Reina, Antonio. Ma Michele, non diciamo sciocchezze, nelle gerarchie non di è una sciocchezza. Aspettavo questa tua obiezione e poi il giudice De Rienzo darà la sentenza.
Non è una sciocchezza, non è una sciocchezza, non è una sciocchezza. Perché? Perché a Swansea Pepe Reina non doveva andare nemmeno in panchina, invece Pepe Reina è costretto ad entrare in campo e viene fuori che Pepe Reina stava meglio di tutti. Gioca una straordinaria partita e non lascia più la porta fino alla chiusura del suo rapporto con il Napoli. Chiusura che avviene, secondo me, senza una parola, nel senso, grazie per esserci stato, noi abbiamo pensato ad altro, sei libero di fare quello che vuoi. Yolanda, non so se... cioè, Michele, io ti voglio bene. Perciò assolvo Pepe Reina. No, lo sai che cos'è? Non è un discorso di assolvere qualcuno in particolare, perché poi, sempre secondo me, gli errori si fanno tutti quanti insieme. Al di là del fatto che la decisione la possa aver presa uno o l'altro, si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. Questa dovrebbe essere la prima regola del calcio. Detto questo, perché poi non mi piace dire colpa di una persona in particolare, esatto, o di un giocatore, o di un allenatore, o del presidente, o di Bigon, non è quello il punto. Il punto è, Pepe Reina aveva delle esigenze contrattuali che il Napoli non poteva mantenere. Il Napoli non poteva mantenere l'ingaggio di Pepe Reina. Ci doveva essere un accordo, bisognava limare le parti, bisognava che Pepe Reina abbassasse il suo ingaggio, bisognava che magari De Laurentiis desse qualcosa in più al portiere spagnolo. Questo non lo possiamo sapere, perché noi non eravamo in quella stanza mentre Pepe Reina e De Laurentiis discutevano. Fatto sta che per una questione di ingaggi, se poi invece devo dare la mia personale opinione, io mi sarei tenuta Reina. Cioè, se infatti il problema era l'ingaggio, alza l'ingaggio, dai questi soldi a Pepe Reina, perché tu oramai sei diventato un top club, il tuo percorso di crescita l'hai fatto, sei il Napoli, non mi sembra che tu abbia dei grandissimi problemi di bilanci, anzi, sei sempre riuscito a far quadrare il bilancio bellissimo ogni anno, quindi dai quello che si merita a Pepe Reina, che comunque, per quanto possa essere stata alta la richiesta del portiere, credo che in ogni caso a una contrattazione si potesse arrivare. E poi soprattutto ti rivolge a un portiere di un top club. Abbiamo visto l'esempio della Juventus che fa un rinnovo a Buffon, e Buffon non mi sembra che negli ultimi tempi stia facendo delle grandissime prestazioni, certo, ma Buffon certo è una bandiera della Juventus, è un portiere che ti dà sicurezza. Io sono la Juventus, sono un top club, quindi mi blindo giocatori come Buffon, come Chiellini. Brutta frase. Allo io stesso sono tempo dovrebbe fare cosa? Brutta frase questo, io sono la Juventus. Vabbè, ma sto facendo un esempio, dai. Drammatizziamo, dai, drammatizziamo. Dovrebbe essere, io, allora, piace di sicuro più questa frase. Il discorso no, dovrebbe essere, io sono il Napoli, blindo, io sono il Napoli, quindi blindo i giocatori che mi possono fare la differenza, perché sono un top club. Questo dovrebbe essere la chiave di pensiero, credo, no? Direttore, qualche novità di mercato invece? Sembra che Abbiadini in questo momento il nome che va per la maggiore. Sì, anche Shaqiri, sondaggi vari, però di offerte concrete poco nulla. Ultime notizie su Michu, perché pare che andrà in Spagna per operarsi, però noi ci fermiamo perché abbiamo una graditissima ospite, il capo allo sport del Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava. Ciao Monica, ciao, buon Monica, pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora Monica, ancora l'amarezza è tanta per il 3-3 con il Cagliari, anche se siamo a giovedì e c'è lo Sparta Praga. Sì, l'amarezza è tanta, al di là insomma del pareggio in rimonta, ma è tanta perché dopo una serie di partite in cui la squadra sembrava essersi ritrovata, sembrava esprimere un gioco che fosse, come dire, più bello, più spettacolare e soprattutto meno disattento nella fase difensiva, è ricaduta nei vecchi errori. Però sai, io il bicchiere lo guardo e per me è mezzo pieno perché soprattutto in campionato il Napoli ha perso tanti punti, ma nonostante tutto le squadre che sono dietro al Napoli non ne hanno saputo approfittare, per cui il terzo posto è lì nonostante il 3-3 e nonostante tanti punti persi. Certo, parliamo di terzo posto, se poi dobbiamo spingerci verso una ambizione più alta è chiaro che in questo momento diciamo di no. Si sta parlando tanto di Rafael, tanti errori anche gravi, evidenti. Tu da che parte stai? Cioè, meglio proteggerlo? Nel assolutamente senso io sono oppure... dalla parte di Rafael, non c'è dubbio, perché se il Napoli ha scelto quel portiere
per il progetto che vuole portare avanti, in questo momento sostituirlo oppure fargli crollare anche la fiducia del club, secondo me sarebbe assolutamente controproducente. Quindi è giusto tutelarlo, è giusto dargli ancora fiducia, e credo che Rafael abbia delle potenzialità importanti, quindi bisogna avere un po' di pazienza. E aggiungo, e finisco perché mi sto prolungando, che sì, è vero, magari delle ingenuità le ha fatte, però se noi andiamo a vedere bene tutti i gol presi dal Napoli, anche quelli col Cagliari, la responsabilità è collettiva, non è di Rafael. Sì, è vero, però forse un po' di grinta in più, un po' di personalità non guasterebbe in certi. Ma lui ce l'ha anche la personalità, tu Antonio lo seguiamo, no? Certo. Anche a Castelvolturno quando ha fatto conferenze stampa è capitato, insomma, lui, secondo me è un ragazzo di personalità, però è evidente, come dire, diciamo, commette degli errori che sono dovuti all'esperienza, alla giovane età, e allora voglio dire, dobbiamo, certo, non dobbiamo sempre pensare che l'anno scorso avevamo Pepe Reina, quella è altra cosa. Problema, quella è altra cosa. Però questo Pepe Reina, faccio anche a te questa domanda, Monica, che lancia messaggi in interviste a TV spagnole quasi in lacrime parlando di Napoli, come lo leggi? Ma lo leggo che lui evidentemente a Napoli è stato bene, tant'è che è anche tornato. Però poi una cosa è star bene in un posto e parlarne bene, altra cosa è guardare al proprio portafogli e decidere se è meglio guadagnare dei soldi in più e non avere gratificazioni professionali perché lui non giocherà mai, oppure stare in una piazza che ti dà quello che ti dà e ti paga meno. Lui ha fatto una scelta di soldi e quindi poi può parlare bene di Napoli quanto vuole, però sappiamo poi cosa ha scelto di fare, cosa ha scelto di fare. Da grande professionista qual è Monica Scozzafava, quando ha assistito alla scena ormai promossa in tutte le televisioni, sui siti, sui quotidiani di Gagliardo, che la settimana scorsa ha dato Messi, Simeone e i cinesi a Napoli, qual è stata la tua reazione? La mia reazione? Sì. La mia reazione è stata quella che ho fatto poco fa, cioè ho sorriso perché francamente non mi viene di aggiungere altro. Io ho sorriso perché poi questo è un periodo in cui sono successe anche delle vicende personali, no, al presidente De Laurentiis, certo. Ultimo appunto il grave lutto che lo ha colpito della madre. Lui era molto molto legato a questa donna, benché molto anziana, però avevano un rapporto speciale, come poi probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente hanno tutti i figli con i propri genitori. E però ci si è infilati in queste vicende personali per sparare stupidaggini. Secondo me questa cosa di Gagliardo non è vera, però ecco, secondo quelle che sono i miei riscontri, poi per carità, voglio dire, sono anche i miei, quindi sbagliamo insieme. Sbagliamo tra virgolette insieme. Diciamo che non sono nemmeno tanto logiche, se proprio. Direi proprio di no. Oddio, anche se ogni tanto fa bene pensare alla follia. Sì. Aiuta a sopravvivere. Ci distrae dalla quotidianità la follia, sì. Monica, ma Michu, secondo te cosa farà? Perché ce lo chiedono in tanti anche dall'estero, cioè soprattutto casa Swansea dice, ma ce lo ridate Michu, lo vogliono, lo chiedono. Michu cosa farà? Michu probabilmente si opererà, come ho sentito che dicevi tu sì. Prima Michu è arrivato qua con un problema che evidentemente non era stato risolto completamente, secondo me oltre all'infortunio vero e proprio c'è stata anche una difficoltà di adattamento da parte del giocatore, e quindi sai, quando uno decide di operarsi e non è proprio urgentissimo, tu lo puoi anche decidere perché magari non sei perfettamente adattato in questa realtà, e quindi decidi di risolvere un tuo problema che magari potevi anche non risolverlo in maniera così testiva. Cioè io la vedo così, ripeto, c'ha sicuramente un problema, però credo che oltre al problema fisico ci sia stata una mancanza di adattamento alla realtà Napoli.
Chiusura invece non te la faccio né sullo Sparta Praga né su Sampdoria Napoli, che sicuramente è una gara importante, però su due giocatori che tu conosci molto bene, Marek Hamsik e il Pocio Lavezzi. Pocio Lavezzi, perché ti ho seguito il tuo ultimo intervento televisivo, dove dicevi il suo futuro sarà Milano o Milan o Inter, quindi vorrei capire meglio. No, vabbè, ma non è che ho notizie in esclusiva, nel senso che non è che il socio mi chiama per dirmi. Dalle notizie decisa che ho, e le ho, diciamo, naturalmente nell'esercizio della mia professione, cioè con le fonti mie, io dico che Lavezzi sarà a Milano l'anno prossimo. E non è detto che Milano sia sponda Inter, anche se Moratti sta facendo pressing per averlo, ma non è una novità, perché lo ha fatto anche negli anni scorsi. Non credo però che il PSG lo lascerà andare via a gennaio. Però sicuro l'anno prossimo Lavezzi sarà a Milano. Non è detto sponda Inter. Le sirene inglesi? Ma le sirene inglesi, poi dipende sempre, sai, le trattative come vanno avanti. Lavezzi non è come Reina, ecco. Ora torno a Reina. La scelta non la fa soltanto con il portafogli, quindi deve essere una realtà a lui gradita, e Milano è una realtà a lui molto gradita. Chissà come la prenderanno i tifosi questa. Devo dar ragione a Monica su questo, perché avendo fatto un po' di esperienza con questa società, no? Convivendoci oramai da 10 anni, si capiscono anche certe dinamiche. Io devo dire la verità, non ho mai visto un rapporto così da padre e figlio tra De Laurentiis e un suo giocatore come l'ha avuto De Laurentiis con Lavezzi. Cioè io ho avuto questa impressione che De Laurentiis avesse un rapporto con Lavezzi veramente padre e figlio. Assolutamente sì, te lo confermo. E quindi, come rapporto tra padre e figlio, era un rapporto fatto di scontri, no? Perché ma per merito del Pocio, credo. Esattamente, per merito del Pocio. Il Pocio è così, il Pocio veramente, io posso dirlo perché un anno ci ho lavorato con lui, quindi posso dirlo, è un ragazzo d'oro, un ragazzo estremamente generoso e soprattutto un ragazzo molto leale, non è facile incontrare persone così. Lui quello che deve dire lo dice in faccia e non dietro, e quindi questa è una virtù importantissima. Monica, invece al tuo Marek cosa dici? A Marek dico intanto di continuare ad essere com'è dal punto di vista proprio professionale, perché lui è un grandissimo professionista, un ragazzo serio, un ragazzo per bene. Mi piacerebbe, insomma, che si imponesse un po' di più, ecco, perché tante volte le persone per bene evitano di fare polemiche, evitano di fare storie, non impongono il proprio punto di vista nel rispetto di una gerarchia che è sacrosanta. Gli chiederei, diciamo, di imporsi un po' di più e di superare questo momento, perché lui è un campione vero, e quindi insomma il futuro per lui è migliore, però ecco di avere un po' di maggiore personalità, ecco. Diciamo che deve essere un po' più Lavezzi. E deve essere un po' più Lavezzi, bravo. Che piacere avere Monica Scozzafava direttamente dal Corriere del Mezzogiorno in diretta con noi. Grazie Monica per grazie a voi, grazie a voi. Magazine. Buon pomeriggio all'editorialista di Repubblica Antonio Corbo. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Buon pomeriggio a tutti. Antonio, leggevo poco fa il tuo graffio. Sì. Una risposta secca quella di Rafa Benitez su Rafael. Ma lui si è comportato da allenatore sensibile, perché ha protetto Rafael in un momento difficile. Rafael ha un momento assolutamente di criticità, perché sembra ancora traumatizzato dal vecchio infortunio, però ha bisogno di essere sostenuto nel morale, e certamente non lo sostiene la presenza di Andukar nello spogliatoio. Mi descrivono Andukar per un certo caratterino, quindi è un giocatore, diciamo, ingombrante nello spogliatoio, e Benitez ovviamente protegge il titolare, che ha bisogno di questo sostegno, di sentirsi molto tranquillo. Però è chiaro che quella di stasera diventa la partita di Rafael, è una doppia responsabilità per Benitez, perché non lo ha sostituito, lo ha difeso, ne ha protetto il posto, e ovviamente questa è una partita che
mette sotto pressione, sotto esame Rafael, anche per il tipo di gioco. Non dimentichiamo che non ha mai perso in casa lo Spartak Praga e ha un grande gioco che viene dalle fasce laterali e con la Fata, il bomber micidiale, che è molto pericoloso. Quindi è sotto esame Rafael con tutta la difesa. E sotto esame quindi anche Koulibaly. Ma Koulibaly giocherà, se gioca stasera, come io credo, giocherà sicuramente bene, perché giocherà da difensore. Credo che sembrava Suarez il distributore di gioco in quella partita, perché Napoli era sbilanciato in avanti, quindi lui era il distributore, era il centrale dell'ultima linea, perché erano tutti sbilanciati in avanti, e siccome non riusciva ad entrare nei varchi la palla tornava dietro e lui la doveva distribuire. Ma come ho scritto pure lunedì mattina, Koulibaly probabilmente diventerà bravo come Thuram, certamente non è Beckenbauer, quindi se si rassegna a fare il difensore con delle sortite infrequenti, fa il suo lavoro e fa la sua fortuna. Altrimenti, se lui pensa di essere il regista difensivo, Beckenbauer è nato prima di lui e gli ha rubato l'idea. Nella struttura fisica di Fawzi Ghulam ce la vedi anche la possibilità di giocare esterno alto? È quello che ho detto io oggi. Non mi stupirei se mettessero Britos, che è uno che difende discretamente, cioè quasi abbastanza bene, e Ghulam un po' più avanti, perché può aprire degli sbocchi. Non dimentichiamo, qualche gol in questa stagione è venuto proprio da cross da mezzi diagonali di Ghulam. Quindi potrebbe essere una soluzione, giusto far riposare eventualmente Gonzalo Higuaín, dato che al Napoli basta un punto, anche se non bisogna scendere in campo con questa convinzione, perché sai bene che se scendi in campo per il pareggio, Antonio, rischi poi di prenderle. Ma però il calcio moderno non esiste più scendere in campo per il pareggio, devi scendere in campo magari rispettando l'avversario e proteggi la tua area e poi giochi sulle ripartenze. Ecco, quindi la possibilità che Duvan giochi titolare non ti inquieta? Duvan è Zapata, ribattezzato Duvan dal presidente, è un giocatore che è importante perché fa peso in area e si muove discretamente. Alla fine dell'ultimo campionato indovinava anche i movimenti, era abbastanza abile nei movimenti in area e quindi faceva gioco e creava degli spazi a Caleon, a Insigne, a Mertens. Devo dire che Zapata lo vedo meglio in un 4-3-3, perché la funzione della punta centrale del 4-3-3 non è quella del bomber puro che deve attaccare nella prima punta, ma deve tornare indietro per dare poi la profondità a chi viene sulle fasce laterali. Da attento osservatore quale Antonio Corbo ha sicuramente notato che Marek Hamsik in Europa League e con la sua nazionale riesce a rendere meglio rispetto al campionato. Il motivo qual è? E lui deve giocare 20 metri dietro. Lui, ecco, la partita per esempio con il Cagliari, se Hamsik ha l'umiltà e l'intuito di giocare 30 metri dietro, fa lui il distributore, non Koulibaly, e quindi funziona meglio tutta la squadra. Quindi, Antonio, torniamo sempre al solito discorso. Hamsik deve rassegnarsi, deve fare il centrocampista, che poi riesca a segnare un conto. La verità è questa, e pochi vogliono ammettere, perché come voi sapete la nostalgia in qualche modo dilata i ricordi, e tutti pensano che Hamsik sia stato un grandissimo centrocampista che abbia fatto partite strepitose. Hamsik, anche con Mazzarri, giocava delle partite con una discontinuità nell'ambito della stessa partita, però a fine campionato aveva fatto 13 gol, alcuni erano gol che avevano risolto la partita, e quindi si ha uno splendido ricordo di Hamsik. Nel gioco di Benitez lui è al centro del terzetto offensivo, deve dare continuità e lucidità, deve tenere sempre il motore acceso, e questo è un fatto che lo penalizza. Poi segnando di meno vengono fuori le pause, vengono fuori le ombre, e quindi diventa un giocatore in chiaroscuro, e ci si ricorda di Hamsik per quello che faceva una volta, quando ogni tanto se ne andava in vacanza sulla fascia sinistra, si assentava dal gioco, però improvvisamente, come una belva che arriva dai cespugli, faceva inserimento e andava a segnare. E quello era il gioco di
Hamsik che ha premiato la carriera di Hamsik e Hamsik. Con Benitez bisogna giocare con maggiore continuità e lui in questo non ha dato prova adeguata. Non sarebbe tra l'altro una diminuzione, perché ci sono illustri precedenti, no, di giocatori, anche di attaccanti, che hanno come dire, indietreggiato il loro raggio d'azione. E tra l'altro, Antonio, insomma, Hamsik probabilmente ha effettivamente problemi di personalità, di carattere, perché non riesce a imporsi nemmeno con se stesso a questo punto. No, va bene, ma adesso non dobbiamo troppo drammatizzare. Sicuramente Hamsik avrà tutto il tempo per riemergere, ha un allenatore molto bravo che gli darà la possibilità di avere continuità, ha spazio, ha avuto fiducia, quindi no, io non sarei pessimista. D'accordo con Antonio Corbo, anche perché poi la cosa strana è che quando gioca dalle sue parti fa delle grandi partite, segna pure, quindi magari è anche la giornata giusta. Probabilmente il clima che gli gioca. Bravo, l'ho pensato anche io. L'area di casa. Beh, come noi napoletani quando andiamo a Capri o a Taormina. Esatto, quindi io sono abbastanza fiducioso per oggi. Un'altra curiosità che volevo chiedere a Antonio Corbo riguarda Sampdoria-Napoli e la presenza di un giocatore che è oggetto delle mire di mercato del Napoli, stando alle ultime indiscrezioni. Ho capito, Gabbiadini. A me piace molto Gabbiadini, è un giocatore che segna più di Insigne, ma è meno tecnico e meno creativo di Insigne, però è un giocatore da prendere. Tutti i giocatori buoni poi sono da prendere. Purtroppo il Napoli è diventato un tantino avaro negli ultimi tempi. Ah, speriamo. Io nel frattempo vi rimando al graffio di Antonio Corbo su Repubblica, ci sono tanti altri spunti interessanti e quindi grazie mille ad Antonio Corbo che ha risposto presente ancora una volta non solo al nostro invito ma anche a quello dei suoi numerosi lettori che gli chiedevano delle considerazioni sugli ultimi avvenimenti legati al calcio Napoli. Grazie Antonio. Ciao, grazie a voi e buon lavoro. Grazie ad Antonio Corbo che domani leggeremo sul Venerdì di Repubblica. Noi vi diamo l'appuntamento anche sul Venerdì di Repubblica con Antonio Corbo. Antonio, domani andiamo subito a leggere, perché la settimana scorsa ci annunciò questo servizio molto interessante, quindi andremo a leggere con ancora più curiosità il suo reportage, la sua inchiesta sul Venerdì di Repubblica, vero? Vero? Assolutamente sì. Ci ha lavorato tanto, quindi siamo curiosi di leggerlo. Bene, direttore, siamo in chiusura. Sì, Michele, dimmi tu se dobbiamo dare appuntamento, possiamo già dare appuntamento. Antonio, rimaniamo che domani non andiamo in onda, rimaniamo così, perché brutta non abbiamo pugnalata. È una brutta non pugnalata, è colpa so. Nostra, però. No, ma io l'ho detto. Allora, domani ci sono lavori sulla rete elettrica in tutta la zona qui dove ci sono i nostri studi. E quindi non è colpa nostra. Per 5 ore, in un intervallo di 5 ore dalle 13 alle 18, ripeto, dalle 13 alle 18 ci sarà. Però posso dire pubblicamente che i signori che di solito questi lavori chiaramente non riguarda anche di notte si potrebbero fare o di notte oppure la mattina alle 7 di solito, no? Si fanno queste cose, però comunque insomma ci sono questi lavori sulla rete elettrica che ci impediscono di poter fare la programmazione normale, quindi ringraziamo chi ha fatto questa scelta oculata, guardando chiaramente ai propri interessi, perché non si spiega altrimenti. Uno che fa un intervento dalle 13 alle 17 è un fuoriclasse, no? Certo. Vorrei conoscerlo per stringergli la mano. Appunto. Però insomma noi cercheremo veramente di fare di tutto per ci proviamo nel caso. Però non ci sentite, il motivo lo conoscete, non è che allora noi lo diciamo prima, perché magari il Napoli va bene e allora dicono ma come, il Napoli vince e voi non andate in onda. Dovesse andare malauguratamente in un altro modo la partita, non vorrei che poi dicano allora era pensata, era studiata. Non siamo proprio i tipi che facciamo scelte di questo tipo, perciò abbiamo affrontato l'argomento adesso in chiusura. Vero Michele? Certamente. Antonio, ci sentiamo lunedì. Se poi c'è la sorpresa di domani, ci sentiamo domani. La cosa sicura è che alle 19 c'è la partita. C'è il Napoli e poi chiaramente potete seguire in tempo reale su napolimagazine.com tutti gli aggiornamenti, anche perché
non significa che noi ci fermiamo, cioè 24 no, 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 su 24, cioè, è zona di Nola, Napoli Magazine, quindi certo, riesce a sussistere. Assolutamente, assolutamente. Non è questo il problema. Ancora tanti auguri a Sebastiano Felicella, buon compleanno Sebastiano. Ciao Antonio, buon lavoro. Ciao ragazzi. Grazie, grazie a Antonio Petrazzolo e grazie a tutti per l'attenzione e la collaborazione. Ancora auguri a Sebastiano Felicella, che rimane in console anche per il pomeriggio di Radio.0 che sta per cominciare con Ago da Michele Sibilla. Grazie a tutti, naturalmente, ora più che mai, forza Napoli, perché alle 19 si gioca, e appuntamento a lunedì o, nella migliore delle ipotesi, a domani alle 14.30. Forza Napoli! Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.